Ieri in prefettura le celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica, e il prefetto annuncia che il palazzo del governo, che l'ex provincia ente proprietario vorrebbe vendere per far cassa, si chiamerà Tarsi Cambellotti, intitolato all'architetto progettista e al decoratore dei fasti del fascismo. Su terreni del demanio del comune di Vittoria sono state commesse truffe in danno dell'Unione Europea. È quanto emerge dall'inchiesta della Procura di Caltagirone, che vede indagate complessivamente 34 persone e che ha portato al sequestro di beni nei confronti di 15. Sicurezza stradale a rischio per gli effetti della pratica sempre più ricorrente della manomissione dei cronotachigrafi dei mezzi pesanti. Denunciati due autotrasportatori dalla Polstrada di Ragusa e Vittoria, che ha scoperto anche un giro di false attestazioni della revisione di autoveicoli. Torna domani in aula l'Assemblea regionale siciliana la data delle elezioni dei vertici delle ex province. Un nuovo emendamento potrebbe ripristinare la data del 30 giugno dopo il rinvio deciso mercoledì scorso, operato contestato dal Movimento 5 Stelle. Campo, Musumeci e senza maggioranza. A Ragusa non sarebbero pochi gli albergatori e i titolari di strutture ricettive che non versano al comune le somme riscosse a titolo di tassa di soggiorno. Palazzo dell'Aquila annuncia una stretta con controlli e verifiche serrate, omissioni anche sulla comunicazione del numero di pernottamenti. Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Il 2 e il 3 giugno di 73 anni fa gli italiani scelsero la Repubblica. Andarono a votare 13 milioni di donne, era la prima volta, e 12 milioni di uomini, più dell'89% degli elettori. La forma repubblicana dello Stato prevalse per meno di 2 milioni di voti. Nelle urne fu eletta anche l'Assemblea Costituente, che in meno di un anno e mezzo avrebbe dato alla Repubblica la sua Costituzione. Il 2 giugno, data fondamentale per la storia, la rinascita, la ricostruzione dell'Italia dopo gli 85 anni del regno e del disastro fascista che vi pose fine. A Ragusa, nel Palazzo del Governo, ieri consueta cerimonia per sottolineare l'importanza dell'evento. Prima in piazza Matteotti, davanti al monumento ai caduti, si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione di una corona d'alloro da parte del prefetto Filippino Cocuzza, del sindaco Peppe Cassì e del comandante provinciale dei carabinieri Federico Reginato. Altro momento all'interno della corte del Palazzo del Governo, dopo la lettura del messaggio del capo dello Stato e il discorso del prefetto, si è svolta la consegna delle onorificenze di cavaliere all'ordine al merito della Repubblica Italiana a Donatello Caruso, Antonio Schiazza, Gianmarco Scrofani e Rosario Sgarlata, per meriti particolari e per le attività svolte nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza.
Presenti anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo Crispi e Berlinguer, che hanno presentato l'iniziativa Adotta un monumento. Presenti i sindaci dei comuni Blei, i rappresentanti delle forze di polizia, docenti e studenti. Il prefetto ha evidenziato l'alto significato dei valori rappresentati dal 2 giugno, che celebra i mai scontati principi di democrazia e libertà. La Costituzione, che è sempre attuale, 73 anni fa come adesso, i diritti sono declinati tutti lì, la nostra libertà è declinata in quella Costituzione, dobbiamo salvaguardarla ogni giorno. Io non perdo mai occasione per evidenziare il ruolo determinante, e oggi più che mai sottolineo, dell'informazione, della stampa quella corretta, della stampa che fa informazione, perché la stampa sono convinta che è un servizio e che è l'architrave della democrazia, la libera informazione. La prefettura, come ho detto poc'anzi, è un'istituzione al servizio della società. Se il tricolore sventola, saluta il bambino e pensa che la patria ricorda i tuoi colori. La patria è un bene grande, è la patria tua e l'Italia. Per farla unita e libera, saltanti c'è da lui. L'ex provincia che ne è proprietaria lo vuole vendere per far cassa e intanto la prefettura pensa di intitolarlo all'architetto che lo progettò e all'artista che ne affrescò gli interni, sotto il segno del potere dei tempi. L'edificio che ospita la prefettura si chiamerà Palazzo del Governo Tarchi Cambellotti, dal nome dell'architetto Ugo Tarchi, al quale fu affidata anche la direzione dei lavori, e da quello dell'artista che celebrò sulle pareti delle sale interne di rappresentanza i fasti del duce che aveva deciso di erigere la nuova provincia di Ragusa. E quindi, in fretta e furia, come ricorderà mezzo secolo dopo Leonardo Sciascia nel suo libro Invenzione di una prefettura, occorreva dotare la città capoluogo di un palazzo del governo. La decisione di costruirlo fu presa il 18 ottobre 1928. Tarchi, professore di architettura nell'Istituto Superiore di Belle Arti di Roma, è affiancato dall'ingegner Giuseppe Criscione fino al 1932 e successivamente dall'ingegner Francesco Modica. Il palazzo nel suo disegno trae spunto dal municipio con cui forma un corpo unico. I lavori, appaltati nell'aprile del 1929 per l'importo di poco meno di 2 milioni e mezzo di lire, sono quasi conclusi nel 1933. In una relazione dell'11 aprile del 1933 del viceprefetto Salvatore Azzaro si legge che il palazzo è quasi compiuto, mancano soltanto le pitture nei saloni di rappresentanza. Gli appalti concorso per l'esecuzione degli apparati decorativi sono deliberati il 21 maggio 1932 e l'incarico viene affidato per via diretta a Duilio Cambellotti per un compenso di 123.000 lire. A scegliere Cambellotti, Filippo Pennavaria, uomo di fiducia di Mussolini e capo del fascismo a Ragusa. Il contatto tra Pennavaria e Cambellotti sarebbe avvenuto nel 1930 in occasione della rappresentazione dell'Ifigenia in Aulide di Euripide al Teatro Greco di Siracusa, in cui il Cambellotti era scenografo. Nel maggio del 1933, considerati inadeguati i locali del Palazzo del Governo, la provincia acquista dal comune il salone attiguo a quello dei ricevimenti da adibirsi a sala riunione del rettorato. Quella sala sarà affrescata e decorata con stucchi tra il 1937 e il 1938 dal pittore palermitano Eugenio Morici, docente presso la Reale Accademia di Belle Arti di Palermo, con la collaborazione del pittore Giuseppe Rizzo, per il costo di 30.000 lire. Il palazzo completa su tre lati il municipio. Tarchi imposta la facciata principale della prefettura sulla via Rapisardi, su un alto basamento su due ordini, il Tuscanico nel primo ordine e il Corinzio Composito nel secondo, con una sequenza di finestre nei due ordini, interrotta dal portale centrale e dalla loggia finestrata soprastante. Il blocco si articola ad U su Corso Vittorio Emanuele. Per uniformare il complesso dal 1932 saranno modificati anche i prospetti del Palazzo Comunale, ridisegnando alcune finestre e togliendo alcune sculture. Dopo aver percorso un corridoio a L, si entra nel salone di rappresentanza con una struttura architettonica fatta da colonne, archi e fregi, aquile e fasci littori che assecondano e integrano le finestre reali sui lati lunghi e le porte sui lati corti, una struttura illusionistica disegnata da Ugo Tarchi.
Nelle due pareti corte vi si trovano le tempere di Duilio Cambellotti. Nella parete dell'ingresso alla stanza si trovano tre pannelli al di là di un arco di trionfo a tre fornici, raffiguranti in un'unica scena la celebrazione di Vittorio Veneto. Nel pannello centrale, 10 soldati stanno per issare su un piedistallo cilindrico in cui è rappresentata la lupa capitolina e la scritta SPQR, la statua dorata della Vittoria Alata che annota su uno scudo la data 4 novembre 1918. Assistono alla scena, al centro a destra, il Duca d'Aosta, Armando Diaz e Vittorio Emanuele III. Nella parete di fronte si celebra il trionfo del fascismo e la marcia su Roma. Nel pannello centrale domina al centro Benito Mussolini, vestito con la camicia nera e con un cappotto nero, in atto di salutare con la destra col saluto fascista, mentre con la sinistra tiene una pergamena, probabile allusione al decreto dell'istituzione della provincia di Ragusa. È circondato da camicie nere, da soldati e da bandiere al vento. Tra gli altri si individuano i quadrunviri e il senatore Filippo Pennavaria. Di spalle al duce la statua di Giulio Cesare in veste senatoria. Fanno da sfondo alcune opere e alcuni monumenti di Roma. Nel pannello di sinistra la sfilata delle camicie nere di soldati con stendardi e gagliardetti tra bambini in primo piano. Tutti gli arredi sono disegnati da Ugo Tarchi. Adiacente al salone di rappresentanza si trova la sala del camino. Qui Cambellotti raffigura su una parete Ragusa Ibla tra le colline circostanti, scegliendo il punto di vista di Ragusa superiore all'altezza di Santa Maria delle Scale. La città è rappresentata con un colpo d'occhio unitario di tetti. Dal risalto alla chiesa di San Giorgio, a San Francesco all'Immacolata, al campanile di Santa Maria delle Scale, aggiungendo, ma inventandolo, sul cocuzzolo della collina il castello dei Conti che oramai era stato demolito. In basso colloca la lunetta del portale Targo Gotica di San Giorgio, raffigurante San Giorgio e il drago. Sulla parete di fronte a quella sopra descritta è raffigurato il paesaggio di Ragusa Superiore, con al centro la chiesa di San Giovanni, integrata dal campanile destro che nella realtà manca e le emergenze architettoniche ecclesiastiche della chiesa dell'Abbadia, dell'Ecce Homo, del Santissimo Salvatore, il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo ancora in costruzione. A distanza sulla sinistra in alto si intravede un grande monumento equestre. In primo piano il campanile della prefettura e la testa mozzata del Battista. Ci sono anche terreni ricadenti nel comune di Vittoria, tra quelli sui quali sarebbe stata commessa una truffa milionaria ai danni dell'Unione Europea, oggetto dell'operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di beni nei confronti di 15 persone ritenute responsabili di truffa ai danni dell'Unione Europea. Il provvedimento scaturisce dalle indagini dei finanzieri di Caltagirone, per cui risultano indagate 34 persone, tra le quali interi nuclei familiari che negli anni dal 2008 al 2016 hanno indebitamente percepito dall'Agenzia Europea per l'Agricoltura oltre 2 milioni di euro di contributi comunitari destinati a sostenere il settore agricolo. Le fiamme gialle hanno analizzato centinaia di fascicoli aziendali, hanno ricostruito l'attività di un gruppo affaristico criminale ben organizzato che si è avvalso della complicità dei funzionari di 11 centri di assistenza agricola in tutta la Sicilia ed in particolare Valentini, Caltagirone, Catania, Cesaroni, Scemi, Ragusa ed Enna. Sono stati sequestrati beni mobili e immobili, fabbricati, unità produttive, quote societarie, conti correnti bancari e denaro contante. Gli indagati avrebbero consultato le banche dati dei centri di assistenza agricola per individuare particelle catastali di terreni che non erano stati ancora utilizzate per il conseguimento dei contributi. Così sarebbero state acquisite le informazioni per riprodurre contratti di affitto o di comodato fittizi, indicanti come controparti persone del tutto ignare e in alcuni casi addirittura decedute.
Nella maggior parte dei casi sono state scelte persone incensurate come prestanome, che dietro compenso avrebbero consegnato agli organizzatori della truffa la copia dei propri documenti di riconoscimento e le coordinate bancarie necessarie per istruire le istanze di accesso ai finanziamenti. Tra le particelle selezionate per ottenere illecitamente i contributi, oltre a quelle di ignari cittadini, ne sono state utilizzate alcune riguardanti i terreni di proprietà del demanio della Regione e di numerosi enti locali, tra i quali il Comune di Vittoria. La sicurezza stradale è messa sempre più a dura prova dai sistemi fraudolenti cui fanno ricorso alcune imprese dell'autotrasporto. L'ultima indagine è quella che tra Ragusa e Vittoria ha portato alla scoperta di un giro per la falsa attestazione di revisioni d'auto e la manomissione dei cronotachigrafi. Durante i controlli su diversi automezzi, la Polstrada di Ragusa e Vittoria ha elevato sanzioni per irregolarità, eseguite anche perquisizioni domiciliari nei confronti di due rappresentanti legali di una ditta. Denunciate due persone di 37 e 24 anni. Dai controlli sono emerse false attestazioni applicate su tre camion della ditta per cui lavoravano. Durante un posto di controllo sulla Ragusa Catania, gli agenti hanno fermato un mezzo e hanno verificato attraverso il cronotachigrafo che il camion risultava in viaggio soltanto da 11 minuti, pur proveniente da Catania. L'autista a quel punto ha ammesso che era stato installato un magnete sul cronotachigrafo. Gli agenti, tuttavia, dai dati acquisiti con il software Police Controller, hanno scoperto che sul cronotachigrafo era collocato un vero e proprio sistema elettronico che poteva essere azionato dalla cabina da parte dell'autista. Il mezzo è stato portato in un'officina ed è stato trovato un congegno elettronico che permetteva all'autista di disattivare con un tasto nascosto all'interno della cabina il tachigrafo, in modo da far risultare il mezzo e l'autista a riposo mentre in realtà era in movimento. Nel secondo controllo eseguito sulla Ragusa Catania è stato fermato un autista di una ditta del catanese. Anche in questo caso, dal controllo del cronotachigrafo risultava che il mezzo era fermo da tempo, mentre in realtà gli agenti avevano accertato che proveniva dalla zona di Catania. Ispezionando il camion hanno scoperto una calamita collocata direttamente sul bulbo del cronotachigrafo. In entrambi i casi sono stati sequestrati i congegni e gli autisti sono stati denunciati alla procura di Ragusa. Domani l'Assemblea regionale siciliana sarà chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla data dell'elezione dei presidenti dei consigli dei liberi consorzi comunali. Un emendamento approvato mercoledì scorso ha fatto slittare il voto, già fissato per il 30 giugno prossimo, a data da destinarsi entro il 30 maggio 2020. Il cambio di marcia è arrivato all'improvviso per effetto del cosiddetto patto della Madonnina, a volerlo deputati e gruppi del centrodestra che hanno fatto infuriare il presidente della regione Musumeci, il quale ha voluto il nuovo emendamento per ripristinare la data del 30 giugno. Adesso stiamo assistendo a qualcosa che ha dell'incredibile. Musumeci martedì prossimo vuole proporre un emendamento per fare marcia indietro, cioè per ritornare nuovamente alla data prestabilita. E dove sta l'incredibile? Nel fatto che l'emendamento di mercoledì scorso era stato votato soprattutto dalla sua maggioranza e quindi è chiaro che Musumeci è un presidente senza maggioranza e che continua a navigare a vista, perché stiamo assistendo ad un balletto dove si continua a fare un passo avanti e un passo indietro senza una cognizione ben precisa di quello che si vuole fare e di dove si vuole andare. Ecco, lui fra l'altro questo argomento delle ex province lo aveva cavalcato in campagna elettorale, era stato il suo cavallo di battaglia, aveva promesso a tutti i cittadini siciliani che sarebbe ritornato alle province così per come ce le ricordiamo noi. È chiaro che un ex presidente di provincia aveva questo grande sogno, ma sapeva benissimo in quel momento in cui prometteva queste cose che la legge del Rio non lasciava spazi, non li aveva lasciati al suo predecessore Crocetta, non li poteva lasciare neanche a lui e che quindi si sarebbe necessariamente votati questo organo intermedio che noi non abbiamo mai condiviso perché non è appieno quello che intendevamo quando parlavamo di riforma delle province. Quindi è chiaro che mercoledì prossimo, se arriverà in aula questo emendamento, sicuramente lo bocceremo, sia per tutte le contraddizioni che ci sono state e sia perché non lo condividiamo, in quanto questa elezione la riteniamo anche antidemocratica.
È considerato il mentore della scalata di Antonio Montante ai vertici del potere e l'inventore della candidatura di Rosario Crocetta a presidente della regione. Le frequentazioni di Beppe Lumia, parlamentare della Repubblica per 24 anni consecutivamente dal 1994 al 2018, con Montante sono agli atti, così come la stanza accanto a quella di Crocetta a Palazzo d'Orléans o certi discutibili interventi come la sua presenza nella riunione in cui l'assessore Marino fu minacciato e poi da Crocetta silurato perché non era allineato a quella giunta che un'inchiesta in corso definisce funzionale agli interessi illeciti del sistema Montante. Ora, in alcune intercettazioni, Lumia appare come una sorta di centrale delle raccomandazioni. Mettiti il cuore in pace, che noi la cosa la possiamo concretizzare solo qualora c'è Lumia che fa l'operazione. È una frase all'attenzione degli inquirenti. L'operazione è il posto fisso e ad ostentare tanta sicurezza che l'assunzione vada in porto è Giuseppe Amodeo, un disoccupato di 29 anni ritenuto molto vicino a Lumia. Il nuovo numero del mensile S pubblica integralmente tutte le intercettazioni che riguardano alcuni degli uomini politicamente più vicini allo storico esponente del PD, non indagato, contenute agli atti dell'inchiesta coordinata da Anna Domenica Gallucci, la PM di Ferro, che avrebbe svelato la cosiddetta centrale delle raccomandazioni. Agli atti ci sono le intercettazioni dei fedelissimi di Lumia, tra i quali proprio Amodeo, che era considerato, scrivono gli inquirenti, un referente tramite il quale stabilire eventuali contatti o appuntamenti. Lumia non è indagato e non è stato mai intercettato, al contrario di soggetti a lui vicini. Gli inquirenti hanno registrato però conversazioni nel corso delle quali si faceva riferimento all'ex senatore, confermando, secondo l'accusa, l'esistenza di quella che è stata definita dal PM Giacomo Brandini la centrale delle raccomandazioni durante l'inchiesta che ha visto un uomo di fiducia di Lumia, Giuseppe Volante, primo degli eletti nel PD alle elezioni comunali di Termini Imerese del 2014, finire a processo per aver promesso in cambio del voto una serie di posti di lavoro, trasferimenti e favori vari, facendosi forte dell'intercessione di Lumia. A Ragusa diversi albergatori e titolari di strutture ricettive non verserebbero al comune la tassa di soggiorno pagata dagli ospiti. Si tratta di una stima sommaria derivante da alcuni dati e così sono scattati controlli serrati. L'amministrazione comunale ha affidato alla Polizia Municipale il compito di compiere le verifiche necessarie, anche perché non sarebbero pochi gli operatori che omettono la comunicazione trimestrale sul numero delle presenze nelle loro strutture ricettive. Nel comune di Ragusa si paga la tassa di soggiorno che viene erogata quindi dagli ospiti e viene appunto rilasciata direttamente ai titolari di pubblici esercizi che come sostituto d'imposta dopo devono versarla a loro volta nei confronti del comune. Ecco, in questo sistema c'è qualcosina che non funziona. Va tenuto presente che quindi sulla base di questa situazione fattuale il dirigente dei tributi e a noi a seguito di specifica direttiva da parte dell'assessore Rama e dell'amministrazione abbiamo attivato questa serie di controlli finalizzati appunto non dico tanto alla scoperta perché come termine è anche brutto, ma far sì che secondo una logica che ognuno di noi deve pagare le imposte a livello locale, un'attività appunto di recupero. E in questo contesto quindi abbiamo, sulla base degli elenchi forniti dal dirigente dei tributi, stiamo appunto procedendo ad un controllo sia a Ragusa che a Marina di Ragusa, finalizzato appunto ad accertare chi e in che misura appunto è stata pagata la tassa di soggiorno. In questo contesto scaturisce tutto dall'analisi del nostro regolamento comunale che dice che trimestralmente i titolari di pubblici esercizi sono tenuti ad effettuare una comunicazione anche in termini negativi sul numero degli ospiti che sono stati appunto ricevuti nella propria struttura ricettiva. Quindi partendo da questo dato stiamo appunto cercando di svolgere appunto la stessa attività che tutto sommato è stata effettuata per quanto riguarda il pagamento della tassa in materia di nettezza urbana. Quindi faremo un controllo per ogni singolo pubblico esercizio, tenendo presente che la finalità principale è quella di far sì che vi sia una piena
consapevolezza e quindi un'attività finalizzata al pagamento appunto dell'imposta locale. Imposta locale della tassa di soggiorno, che è molto importante perché serve appunto per svolgere tutta una serie di attività che sono appunto previste dal regolamento approvato in materia da parte del Consiglio Comunale. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, bel tempo con cieli sereni. In serata, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, bel tempo con cieli sereni. Dopo il successo in campionato e la promozione in eccellenza, l'ASD Ragusa 1949 vince anche la Coppa di categoria, suggellando così una stagione trionfale. È stata la ciliegina sulla torta, diciamo così, perché ci tenevamo e ci tenevamo di più per i tifosi, perché anche essendo una categoria dove non appartiene, diciamo, alla città di Ragusa calcistica, però non ti ha fatto mancare mai il supporto, quindi siamo contentissimi, a parte di sapere di aver raggiunto comunque un traguardo storico, perché nessuno era mai riuscito a portare la Coppa, diciamo, a Ragusa, quindi siamo triplo contenti. Ragazzi, hanno fatto bene oggi come hanno fatto bene per tutto l'arco del campionato, non c'è niente da dire, un gruppo speciale, un gruppo di ragazzi fantastici, un gruppo di ragazzi comunque professionisti che si sono subito abbassati a questa categoria e poi hanno fatto vedere comunque di meritare il salto di categorie e la ciliegia della torta, diciamo che è la Coppa. Sì, io sono molto molto contento perché questa partita già la volevamo vincere da inizio, perché è un obiettivo dall'inizio della stagione, l'abbiamo puntata, quindi io sono contento che l'abbiamo vinto questa Coppa. È la prima volta nella storia di Ragusa Calcio, quindi è una cosa bellissima. A chi dedichi questa vittoria? Dedico a questa città, perché quando sono arrivato qua nel 2015, questa città mi ha dato l'accoglienza, mi ha ben accolto, quindi io dedico questa Coppa a questa città e ai tifosi, perché ci sono sempre stati vicini durante la stagione. Quindi è un momento bello che godiamo tutti insieme. Ancora non so il futuro, ma spero di rimanere qua, perché io amo questa città, perché da sai sono qua ora. Quindi ogni volta scendo in campo con questa maglia, io faccio tutto per difenderla, quindi io sono molto 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 orgoglioso di questo percorso che ho fatto. È un momento difficile,
La dirigenza della squadra mi hanno dedicato questa maglia quando il mio padre era morto durante il percorso, quindi quando gioco ora era un uomo così, non so come posso spiegare, ma era proprio un uomo più di un padre per me. Quindi era morto nel mese marzo, era un momento difficile per me, ma la società mi hanno dato una pacca sulla spalla e così mi sono rialzato a continuare questo percorso. Doppietta anche per il Città di Comiso che, battendo l'Atletico Messina per 3-2, si aggiudica dopo la conquista della categoria superiore anche la Coppa Sicilia. Il rigore di Mascara al quinto del primo tempo supplementare regala ai verd'arancio un successo meritato, strappato con tanta volontà e determinazione. Il pari dei messinesi, infatti, raggiunto alla fine del tempo regolamentare, avrebbe potuto spezzare le gambe ai verd'arancio. Invece il Timibleo ha gestito bene la gara, credendoci fino alla fine. Il Comiso mette così in bacheca la Coppa Sicilia e chiude una stagione che resterà nella storia.